Fiorini Pesaro Rugby che esce sconfitta al Tecnobull Rugby Park, arriva il primo punto di stagione per la classifica, però una sconfitta amara, poteva vincerla con l'ultimo calcio, quel calcio non è andato dentro e il Patavium si è imposto per 20-18. Sono i dettagli a fare la differenza. Sì, direi che è riduttivo aggrapparci all'ultimo calcio, in quanto avevamo 8 punti di vantaggio, li abbiamo dilapidati con un sacco di scelte sbagliate. E come già detto, veniamo sempre giustamente puniti, siamo in un livello che non permette questi errori, però evidentemente vuol dire che questo gruppo al momento non è all'altezza della situazione, perché sì, il punto in classifica preso, ma oggi sono almeno 4 persi e quindi spero che i ragazzi si facciano un bel bagno di un esame di coscienza e iniziano a parlare di meno e lavorare di più. Sicuramente qualche errore di troppo in campo, se non altro si è vista tanta voglia di provarsi a far bene. Pesaro era sotto nel punteggio, però non ha mai mollato, era tornata sopra e poi purtroppo alla fine, come dicevamo, qualche fallo di troppo, qualche errore di troppo ha permesso al Patavium, bravo comunque, di portare a casa la partita. No, il Patavium è sicuramente meritato, è sempre stato lì, però è il rammarico per l'occasione persa e abbiamo fatto tutto noi, scelte, come ho già detto, scelte, falli totalmente evitabili e così non va bene, lo dobbiamo capire più presto possibile. Però, dobbiamo vedere di cambiare qualcosa o negli allenamenti o nell'atteggiamento, però quello che stiamo facendo non è abbastanza. Adesso domenica, ultima delle prime 4 partite consecutive, che gara ti aspetti? Domenica per noi non ho visto gli altri risultati, ma sicuramente già una partita da dentro o fuori, quindi dovremo andare là in trasferta a fare risultato e altrimenti poi tireremo una riga dopo queste 4 partite, noi come allenatori, la squadra, lo staff, la società, tutto quanto.